Dobbiamo preoccuparci? Punto interrogativo. Guardando il primo tempo che hanno fatto, secondo me hanno lanciato un chiaro segnale Qualche alle dirette campanellino. concorrenti e non solo, perché siamo appena alla seconda giornata, ragazzi miei, ed era l'esordio in casa. Intanto però loro hanno lanciato un segnale forse abbastanza chiaro. Noi ci siamo. Ci arriviamo con calma, stiamo parlando del Ciao, Milan, del Milan ovviamente. Cagliari. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti quanti. Prima che mi scordo, mi piace per supportare i nostri contenuti, iscrivetevi a tutti i canali che c'è, primo, secondo e terzo, li trovate tutti in descrizione oppure cliccando qui. E lasciate una marea di mi piace per supportare i nostri contenuti se domani volete. No, Erpagellone, come si chiama? Sì, è quello che ti pare. Gabon Awards, non mi veniva. Ok, E perfetto. poi anche il processo del Gabone. Detto questo, Detto vogliamo questo, partire? Io partirei io partirei da che? dalla Dalla punizione punizione pedonale. dei donali, mamma mia. Cioè, ma ragazzi miei, non era fa. Comunque mi ha ricordato Pirlo, sai? Lo Da so. lontano, Lo so. Milan. Capello, Capello un po'. punizione, Lo diciamo, so. Pirlo c'aveva un modo tutto suo di batterle, ma lui, ragazzi, si è preso la responsabilità, ha calciato quella punizione in una maniera pazzesca. Esatto. Scavalca la barriera, gol Punizione per dell'1-0 niente semplice, ragazzi, la e butta credo che dentro. questa sia la svolta a livello mentale di un Potrebbe calciatore che essere. lo scorso anno sicuramente ha deluso, seppur giovanissimo, per le Però è aspettative, per andato come era parecchio, arrivato. parecchio a rilento comunque, cioè comunque l'anno Ma scorso questa è un'altra sì, stagione e lo qui ti so. sei sbloccato, tra l'altro, su punizione. Cioè, quella è un'esecuzione tua. Tu, dal momento che poggi la palla là, Esatto, è tutto nelle tue esatto. mani, Tutto capito? nelle tue Cioè, mani, fai tutto tu, tu hai certo. sbloccato il risultato, tu hai fatto passare il Milan in vantaggio. Ma Assolutamente. comunque pure nella prima aveva fatto una super prestazione, mo che ci penso bene, nella prima di campionato. Per Quindi, niente male. zitto zitto, sto Donali, ragazzi, si sta prendendo il Milan. E il Milan, alla fine, che ha deciso di riscattarlo e spende comunque, seppur con lo sconto, una cifra Importante. importante, chi lo sa che non si ritrovi, insomma, un calciatore in più rispetto alla passata stagione. Può anche darsi, assolutamente non lo escluderei, assolutamente C'è da dire che poi, quanto tempo dopo no. il 3 Milan, minuti, dopo dopo 3 tre minuti, minuti. ragazzi miei, beh, João Pedro, una parabola perfetta sulla testa Deiola. di Iola, gol Gol dell'1-1. dell'1-1, Non ragazzi, credo che ciao Maignan Pedro. potesse più di quello. Ci ha provato, No, si è non allungato. poteva Penso. fare più di quello, però per il Cagliari confermo quello che già penso da parecchio tempo, ovvero João Pedro, trascinatore, capitano assoluto. Cioè il giocatore Cioè, senza forse di lui più il Cagliari perde senza tantissimo. di lui il Cagliari veramente fa perdere tantissimi in rosa, quindi fa bene secondo me il Cagliari a tenerselo particolarmente stretto. E io penso che quelli che c'hanno Brahim Diaz al fantacalcio, qualche bestemmino l'hanno Mi sa tirato. tanto di sì, perché Perché lì per lì gli hanno dato il gol. invece che ritrovasse un gol in assist, si ritrovano Solamente solamente un l'assist. assist. Leao è stato bravo. Regà, ma il tiro era indirizzato in porta. La tocca a Brahim Diaz, ma secondo me è giusto assegnarlo a Leao. Mo domani danno con la Brahim Diaz la Lega. Cambia idea la Ricambia Lega, sì, idea. ricambia idea. E ragazzi, poi il Milan che nel primo tempo praticamente, nel giro di poco, Sì, ma. esatto, perché al 24esimo già si parlava di 3-1, cioè quindi. Ma stiamo parlando secondo me, il Sì. gol di Donali è stato bellissimo, ma il gol di Giroud Anche quello di Giroud, dimostra ragazzi. veramente che è un attaccante, non solo d'area di rigore, ma coi controcoglioni, seppur l'età sta avanzando, seppur il Milan lo ha preso all'età che c'ha anagraficamente parlando Guarda, il 30 attualmente. settembre ne fa Sì, a 35. fa. Però comunque, Brahim ragazzi. Diaz che gli scarica sta palla, ragazzi, non se l'è manco dovuta stoppare. No, De si è sinistro, fatto. quindi ancora più difficile perché la palla gli arriva verso il sinistro. Lui ha chiuso sto sinistro perfettamente. Sta palla che gira e si va ad insaccare perfetta al portiere proprio. Che gli faccio? Che gli vuoi Arrivederci, falla? butteci i guanti. Esatto. E poi, vabbè, il calcio di rigore, ragazzi miei. Mani di La Strootman. stronzata di Strootman proprio ha fatto così, ragazzi. E dentro l'area di rigore, insomma, calcio di rigore. E anche lì col sinistro va ad incrociare a chiudere. Se non mi sbaglio, il portiere del Cagliari aveva intuito, ma era talmente precisa e perfetta Esatto. che non ha potuto assolutamente nulla, no? Olivier Giroud, numero 9 del Milan, zitto zitto, E all'esordio a qui, San no, io Siro. qua volevo arrivare perché ci ha avuto le palle. De prende, se una maglietta. Non crede nella superstizione, Non probabilmente. sicuramente non credo nella superstizione, però comunque è una maglia a prescindere pesante, Pesante. pesantissima, perché la 9 del Milan non l'ha vestita gente Tanti calciatori qualunque. importanti e Esatto. da qualche anno a sta parte, Ci hanno insomma, provato in tanti a sono vestirla andati tutti male, senza ragazzi. mai Lui nessun si è risultato. preso la squadra in mano perché secondo io lo considero uno dei trascinatori, anche se in realtà il Milan di stasera ha giocato di squadra, Ha giocato ragazzi. assolutamente Perché il Milan ha di squadra. giocato di squadra, il Milan non è l'individualità, il Milan è il gioco di gruppo e poi
l'individuale che te trasforma l'azione. Certo, ma per dire, io credo che l'apice, il culmine della partita di stasera sia il gol che Brahim Diaz serve a Giroud, no? Là si capisce quanto la squadra giri una delle lavori maniera. Per segnare, capito? Esatto, cioè, proprio questo, a prescindere da chi la butta dentro. Questo è il lavoro di Pioli che comunque nel corso del tempo ha dato tantissimi frutti e adesso secondo me si stanno vedendo dei grossi, grossissimi risultati, perché comunque oltre all'exploit che c'è stato post-Covid, quindi subito dopo il lockdown, comunque il Milan ha fatto una passata stagione anche abbastanza importante e ha fatto la stagione della Madonna, ci ha avuto qualche piccolo momento no, ma alla fine sono arrivati secondi, ragazzi, eh. Ad oggi possiamo riconsiderarla a tutti gli effetti una big del nostro campionato? Ma perché sì, io credo che ormai la dimensione del Milan sia la dimensione questa. Del Milan sicuramente è da Champions, non so sì. Se la prenderà, perché la concorrenza è spietata la quest'anno, secondo me è ancora tra delusioni più agguerrita del solito, esatto, però comunque il Milan ha tutte le carte in regola nonostante hanno perso, e qua ci tengo a sottolinearlo, calciatori importanti come Hakan Çalhanoğlu, sì, e Zlatan Ibrahimovic. No, Zlatan Ibrahimovic al momento e Donnarumma, ovviamente, che continua a strusciare la panchina al Paris Saint-Germain, quello è un altro discorso, caso. Quello è un altro discorso. Ibrahimovic però ad oggi ancora non è disponibile, quindi chissà dal momento in cui tornerà disponibile, ragazzi, voi intanto la prima del campionato con chi l'hanno vinta? Mi sfugge. Con la Sampdoria 1-0. E non era facile pure quella partita. Non questa si niente, poteva mettere male. In realtà il Milan è superiore, ragazzi. Ma il Cagliari tante volte ha dimostrato di essere una squadra sì, che quando gioca può far male. Lo ha dimostrato nel lampo del gol che, strano caso, sta ripassando in questo momento. Gioco sì, Pedro. Esatto. Stacco di Deiola. E Maignan, ragazzi, secondo me non no, poteva buttarla. Non assolutamente no. Quindi quello non poteva fare. Quindi secondo me il Milan quest'anno, se continuano a giocare così e dal momento in cui recupereranno anche Zlatan Ibrahimovic, è una squadra, guardando anche la Juventus come è partita male, guardando anche l'Atalanta che ha zoppicato nella partita col Bologna, il Milan che assolutamente secondo me può impensierire chiunque, è una squadra che quest'anno veramente andare ad affrontarla non sarà facile per, non è per, per nessuno, nonostante la competizione in più, perché ma poi alla fine fanno la Champions, soprattutto aggiungo, andare alla sosta con 6 punti, cioè guarda quindi che gol, eccolo fatto, qua, ragazzi, bellissimo, miei. L'hanno fatto ripassare colpo da biliardo col sinistro, con la palla che gli arriva sul sinistro, ma bello, no, pure bello, mezza bello, rimbalzante, bello. Ma guarda come l'ha presa, da qua lo apprezzi proprio dalla parte, se vede da dietro, perfetta. Clamorosa, clamorosa. E dicevo, andare alla sosta con 6 punti, quindi cominciare il campionato con 6 punti, secondo me ti dà una bellissima iniezione di fiducia per tutta la stagione, che sia campionato che sia Champions, quindi secondo e me e non che sia che sì, che rideva in campo al gol di Tonali, concorrenza tra l'altro, se attenzione, proprio vogliamo dire, attenzione, che non si sa se rinnoverà o non rinnoverà, però rideva, poi se che rinnova. Facciamo attenzione. Siamo terzi! Siamo terzi! Ho visto la classifica, che bello! Ah no, siamo sì, tutti i primi, tutti a 6. Tutti, tutti a 6, esatto. Le prime 5, Lazio, Inter, Roma, Milan, Napoli, tutti a 6 punti. Senti. Quindi vediamo un attimo sì, quello come che succederà. Sudato, però ragazzi, anche io, però la stagione si preannuncia bella bella combattuta. Mamma mia, davvero. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, per tutti i iscritti, con tutti i consigli, ci vediamo alla prossima. Con un nuovo video, ragazzi, ciao. Ciao, regà.